Sequestrata a Piombino la lussuosa Villa Vittoria, dimora del 400, di proprietà di Monsignor Patrizio Benvenuti. A lui è stato sequestrato anche un sito archeologico a Selinunte. Il sequestro di questi beni di ingente valore fa seguito all'arresto di Monsignor Patrizio Benvenuti da parte della Guardia di Finanza di Bolzano, accusato di una truffa da 30 milioni di euro a danni di quasi 300 persone, prevalentemente residenti all'estero e per lo più in età avanzata. Chi credeva alle attività di Monsignor Patrizio Benvenuti versava i propri soldi al sacerdote, destinati in particolare alla fondazione umanitaria Chefa, che finivano però in realtà in un articolato meccanismo di riciclaggio tra persone e società estere e italiane. Proprio a Villa Vittoria, a Piombino, aveva sede la Fondazione Chefa del Monsignore Arrestato, che in realtà, secondo la finanza, utilizzava la villa come residenza personale. La lussuosa dimora era sede della Fondazione al Centro della Truffa dal 2009. Prima ci avevano vissuto anche la sorella di Napoleone e perfino Leonardo da Vinci. Con mandato di cattura internazionale ora è ricercato l'affarista francese, Christian 27 di 54 anni, che è uno stretto collaboratore dell'alto prelato che viveva a Villa Vittoria a Piombino. Da Wikipedia si apprende che il Monsignore, con villa del 400 davanti al mare toscano, ha creato la fondazione Kefa Onlus dedicandola al cardinale Giuseppe Siri, a cui era molto vicino. E si apprende anche che il Monsignore arrestato per truffa è stato anche cappellano militare delle truppe NATO.